Grazie. Alessandro Mantini ci leggerà un comunicato. Comunicato da parte di tutta l'Associazione Culturale Arcadialogo. Scusate se leggendo c'è qualche errore, ma capirete dopo 1:35 in questa maniera un po' viene a mancare qualche sale minerale. 12 commedie teatrali rappresentate, 8 cortometraggi realizzati, 4 inserti sociali presentati sul territorio di Nettuno, Latina, Roma e Velletri. 3 testi di nuova drammaturgia prodotti, collaborazioni eccellenti avute con professionisti del settore quali Massimiliano Filosi e l'attore Fabrizio Iovine. Più di 15 repliche andate in scena in 11 anni di attività, un connubio inscindibile con il Forte San Gallo di Nettuno, che però dal prossimo anno, per cause indipendenti dalla nostra volontà, dovrà necessariamente interrompersi. Noi, membri dell'Arcadialogo, riteniamo opportuno infatti sottolineare che il connubio suddetto con questo luogo, che per noi ha un significato che va oltre il semplice legame strutturale, verrà meno non per motivazioni economiche che non ci sono mai appartenute e mai ci apparterranno, ma per la mancanza di un progetto culturale condiviso con la precedente amministrazione comunale in termini di regolamentazioni interne e ripartizioni di responsabilità. Quanto da noi fatto negli ultimi anni di attività non è infatti bastato a solidificare un rapporto che ritenevamo indissolubile. Pertanto noi membri dell'Arcadialogo ritorneremo in questo luogo soltanto quando le future amministrazioni comunali apporteranno le dovute modifiche alle normative attualmente vigenti e getteranno nuove basi per intavolare di nuovo un discorso culturale fatto di condivisione di intenti e di un'adeguata progettazione burocratica e amministrativa. Questo però non vuol dire che la nostra attività culturale non potrà essere espletata in altri luoghi. Continueremo ad operare altrove. Riteniamo doveroso comunque ringraziare tutti i dirigenti, gli impiegati, gli assessori e il personale che si sono succeduti in tutti questi anni e che ci hanno davvero supportato in un clima di reciproca collaborazione volta al raggiungimento di un obiettivo comune, diffondere la cultura sul territorio nettunese, valorizzando le realtà locali. Un plauso a tutti coloro che ci hanno sostenuto e uno particolare di cuore a tutti voi che non ci avete mai abbandonati e siamo sicuri mai ci abbandonerete. Non è un addio a questo luogo, ma solo un arrivederci che speriamo arrivi presto a riportarci tra queste mura, troppe volte erroneamente identificate come ultima meta di un percorso culturale locale, ma che per noi hanno significato e significano tuttora crescita professionale, maturazione artistica e amore incondizionato verso il palcoscenico e il pubblico, di cui non possiamo fare e non faremo mai a meno, nonostante tutto. Grazie. Grazie. Vi vogliamo veramente bene, come lo vogliamo a questo posto.